Ciao ragazzi, oggi voglio spiegarvi ancora una volta come il caos e l'ordine sono due concetti che in magia non sono sempre ben definiti e possono anche addirittura intersecarsi fra loro. Per fare questo utilizzeremo un mazzo di carte che ha le carte in un ordine assolutamente casuale, sono state mischiate quasi del tutto. Dico quasi perché ho lasciato le carte di picche alla fine del mazzo in un ordine un po' particolare. Vedete che dopo l'asso c'è la regina. C'è un 2, un 4, un 9, un 5, un 7. Tutte le carte hanno un ordine assolutamente casuale. Ebbene, io non voglio fare nessun movimento strano, guardate. Voglio semplicemente appoggiare le carte qui sul contenitore. Aspettare 3 secondi, 1, 2, 3 e farvi vedere come in un attimo, con uno schiocco di dita, dal caos si possa passare all'ordine. Che dopo l'asso adesso c'è il 2, poi il 3, poi il 4, poi il 5, poi il 6, il 7, l'8, il 9 e il 10. Tutte le carte sono tornate in ordine, all'asso, fino all'ultimo, al K. Forse sono stato troppo veloce, forse ve l'ho fatto vedere in maniera un po' frettolosa e soprattutto non sapevate cosa sarebbe successo. Beh, riproviamoci. Ricordate che vi ho fatto vedere che le carte sono tutte in ordine assolutamente casuale. Non so se si vede bene dalla telecamera, guardate. Ci sono carte rosse, ci sono carte nere, sono tutte mischiate, valori alti, valori bassi. E ricordate che io non ho fatto assolutamente niente. Ho tenuto le carte sul tavolo e ho aspettato 3 secondi. 1, 2, 3. Non ho fatto altro che schioccare le dita e guardate cosa succede. Forse da lì non si riesce a vedere bene. Cerchiamo di avvicinare la telecamera. Qui ci sono tutte le carte di quadri, dal K fino all'asso in ordine. Qui ci sono le carte dei fiori, dal K fino all'asso in ordine, per finire con le carte di cuori, dall'asso di cuori fino al K di cuori. Questa è proprio la dimostrazione di come in magia il caos e l'ordine siano dei concetti assolutamente relativi.